Mancano 38 secondi, si può far trascorrere anche il tempo, ma non ce n'è abbastanza per finire questa partita. McAdoo serve Roberto Premier, ancora 9 secondi per andare al tiro, molta confusione, palla 2 in zona d'attacco. La Tressera in questa occasione ha un po' sprecato, comunque non c'era praticamente più il tempo per andare al tiro. Ancora Dino Meneghin bloccato dai crampi alla gamba sinistra, 2 punti di vantaggio, 28 secondi al termine, si gioca tutto in questo incredibile finale. Deve saltare Meneghin, che non ha la possibilità di andare in elevazione, però è Meneghin che ha conquistato la palla, è Meneghin che ha conquistato palla, c'è un fallo adesso su Boselli, c'è un fallo, deve liberarsi la palla, Meneghin ha sbagliato, Meneghin, l'incredibile situazione, e è ancora una situazione che può diventare drammatica, 4-2 secondi. Prende la palla, la Tressera ha vinto la Coppa dei Campioni, 21 anni dopo il suo primo successo, e qui il pensiero deve andare anche ai grandi del passato, ad Adolfo Bogoselli che ha costruito questa squadra, a Rubini che l'ha portata a tutte le vittorie, mentre vedete l'entusiasmo legittimo e giustificato dei tifosi italiani. La Tressera conquista la Coppa dei Campioni qui al Palazzo dello Sport di Losanna, battendo il Maccabi di Tel Aviv sul punteggio di 71-69.